Buonasera. Io come valletta vengo male. Fantastico, fantastico. Cioè, pensa che io sono venuto qua perché avevamo preso un impegno, ma non sapevo di riceverlo da cotante mani. Mi fa piacere perché magari a qualcuno sfugge che una cosa che mi piace tanto il nostro Federico è che lui, essendo un esperto di musica, ma ha qualcosa a che fare proprio con questo premio, perché quando è nato questo premio una ventina d'anni fa non era come adesso che il grande Totò. Io andai a inaugurare un busto a Via Colla di Renzo a Roma con Liliana De Curtis davanti al cinema Eden, e eravamo una 15 persone e la carica istituzionale più alta era l'assessore al turismo, ma del municipio, non del comune, quindi come tante cose della municipalità, quindi come tante altre cose ci sono gli alti, i bassi, e approfitto di questa così situazione pubblica per ringraziare e felicitare Federico per la sua pazienza di andare sempre a cercare, come hai fatto con grande Renatissimo, con Renato Carosone, andare a cercare sempre la persona dietro al musicista. E infatti mi piace tanto, abbiamo proprio con Elena De Curtis, figlia di Liliana, nipote, io da qualche settimana abbiamo iniziato con Rai Documentari un lavoro, ma non su Totò, ma su Antonio De Curtis. Bello. Che, voglio dire, era quel genio che stava dietro al Totò che tutti conosciamo, e rimettendo a posto l'archivio di famiglia, le lettere private, gli scritti, gli appunti, chi scriveva su qualunque cosa, ti rendi conto che veramente la saggezza, la grande umanità di un grande pensatore, poi ha avuto anche una figura teatrale, un burattino come lo chiamava lui, a cui far dire alcune cose, per cui mi piace essere qui, felicitarvi di continuare, perché l'avete cominciato in un momento abbastanza oscuro del pensiero e della storia, di che non c'era nulla, e quindi magari per chi ne avesse tempo e voglia andare veramente, perché ne vale la pena andare a scoprire dietro il pianeta Totò il mondo di Antonio De Curtis, che è veramente formidabile. Non è solo a Livella o Malafemmina, sono 276 poesie e 56 canzoni di cui ha scritto parole e musica. È un mondo meraviglioso, per cui essere qui a poterlo in qualche modo, anzi è ricordare la sua emanazione più semplice, il suo ragazzo di bottega Totò, ma quel genio che è stato veramente Antonio De Curtis, invito sempre, quando ne ho la possibilità, di andarlo a conoscere un po' meglio, perché è la parte più alta della Napoli a cui vogliamo bene. Auguri a voi, grazie. Io ti ringrazio per le parole, ti consegno il premio, però quando il trio La Smorfia muoveva i primi passi c'era un altro trio che muoveva i passi più a nord, che erano i Giancattivi. Quando Massimo Troisi ha segnato gli anni 80, più a nord, dalla Toscana, segnava gli anni 80 Francesco Nuti. Io volevo un applauso per Francesco. Vero. Facciamo una bella foto, vieni Max. Grazie ancora, grazie. Grazie. Bellissimo momento, tra l'altro anche con uno scoop che ci ha regalato Enzo De Caro su il grande Antonio De Curtis, non Totò, Antonio De Curtis, quindi speriamo di poter vedere presto questo lavoro. Bello, adesso ci manca solo la chitarra, ti faccio pure una serenata. Scherzo. Deserva tu sei più bella femmina, ti voglio bene,